Noi abbiamo un tessuto produttivo molto particolare a Brescia, come anche in tutta la Lombardia. Pensiamo che a Brescia nel suo complesso abbiamo 74.000 imprese, di cui 67.000 sono sotto i 9 dipendenti. Quindi sicuramente non è facile in un tessuto così largo e così sparpagliato avere uniformità, pure se la legge, perché la legge 81 sancisce tutti i doveri e i diritti e le responsabilità, fare un quadro preciso. Quindi è importante agire per gli strumenti che abbiamo. E il primo strumento che è fondamentale, ma che sconta non sempre un'attenta applicazione e costanza, si chiama formazione. Cioè, se tu non conosci anche l'ultimo infortunio mortale, non si sa. I colleghi sono stati sul cantiere e non sapevano neanche il nome della persona, e questo non può essere che tu, una persona che va su un cantiere, non sappia cosa deve fare e quando deve farlo e come deve farlo, soprattutto col lavoro. La formazione deve partire, e qualche esperimento Brescia è stato fatto, già nelle quarte e quinte superiori, nelle scuole tecniche soprattutto, proprio per far percepire il rischio. Perché lavorare c'è un rischio, poi ci sono lavori dove il rischio è più basso e lavori dove il rischio è più alto. Ecco, voi come CISL Brescia che cosa intendete fare? Noi adesso stiamo lavorando sul piano della sicurezza, normalmente si lavora in termini unitari, anche se non sempre si è tutti allineati, però si cerca di lavorare in termini unitari. Stiamo cercando con tutte le associazioni datoriali, siamo partiti con Confindustria perché diciamo è quella più rappresentativa in termini anche di addetti nelle aziende, di rivedere tutti i piani che abbiamo in corso, sia sulla formazione, sia sull'addestramento, sia sulla conoscenza nelle aziende delle regole del gioco, che non sono sempre conosciute veramente, soprattutto vista anche la rotazione delle persone nelle aziende.